Buonasera a tutti, oggi faremo una ricetta velocissima e occorrono davvero pochi ingredienti. Il polpo già lesso, quindi una volta lessato il polpo ricavate un tentacolo. Intanto inizierò la cottura, mettete poco olio in una padella antiaderente e cominciate a far arrostire il polpo. Vi farò vedere il resto. Con il sedano cosa farete? Andrete a togliere le prime... la parte più verde e dopo con un pelapatate farete delle stripes proprio così, vedete? Una volta che avete fatto questo le andate a sovrapporre e le tagliate col coltello fine e le mettete dentro un'altra ciotola con acqua e ghiaccio in modo che il sedano diventi riccio e soprattutto croccante. Mentre il nostro polpo arrostisce vi spiego cos'è questa. Questa è una crema di fagioli cannellini. Io ho usato dei fagioli cannellini bio. Per fare questa crema occorre mettere in un pentolino un po' d'olio, un po' di cipolla, fate rosolare e aggiungete i cannellini. Fate rosolare anche quelli, aggiungete un pochetto d'acqua e fate cuocere per circa 6-7 minuti. Una volta che sono cotti, li passate dentro un frullatore e mettete prima i fagioli senza il liquido e mano a mano che all'occorrenza aggiungete l'acqua con olio e sale, senza panna, senza latte. Questa è una crema naturale. E solo alla fine aggiungete il sale. Il polpo continua a diventare, ad arrostire e andiamo avanti. Prendete, io prima già l'avevo messo nell'acqua, prendete il sedano e lo passate su un foglio di carta perché lo dovete asciugare, ok? Quindi asciugate bene il sedano e una volta che il sedano è asciutto lo prendete formando un nido e lo andate a posizionare sul fondo del piatto, proprio così. Aggiungiamo un pizzichetto di sale anche sul sedano, un goccio d'olio, ultimiamo, fai vedere bene, avvicinati, la cottura del polpo che sta prendendo colore arrostito. Dopo vi faccio vedere come io lo servo. Allora, di solito quando sono al ristorante verso la crema di fagioli cannellini dentro una brocchetta. Perché? Perché il cameriere porterà a tavolo il polpo solo sul sedano e davanti al cliente verserà la crema. Andiamo a tagliare il polpo, andiamo a mettere un primo pezzo e poi il secondo. Ecco qui, una volta che il cameriere arriva al tavolo con il piatto, segue con la crema di fagioli cannellini e davanti al cliente chiude il piatto con la crema e il piatto è pronto, semplice, veloce, con pochissimi ingredienti. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Lo chef Davide vi saluta.